Ciao ragazzi e bentrovati su Food 18 Italia. Allora, tornano gli incontri principali, quelli seri, dopo la pausa nazionali e tornano anche con probabilmente una cosa interessante. Se avete fatto caso all'ultimo incontri principali dedicati alle pause nazionali, alle partite nazionali, nei requisiti veniva richiesto sempre due giocatori almeno di o una nazionalità o l'altra. Ciò mi fa pensare alla possibilità di avere sfide creazione rosa in incontri principali per i match di campionato, dove i requisiti e i premi non siano più scarsi come le passate settimane, bensì siano leggermente più alti e cospicui. Per cui ci spero, diciamo, ecco. E allora, intanto potete vedere mentre parlo gli investimenti che sto facendo. Principalmente mi sono concentrato su qualche partita che ora vi elencherò. Allora, una partita molto interessante di cui ho parlato anche e specialmente nel video dedicato alle carte che raggiungono i 10.000 crediti durante gli incontri principali durante la stagione. E vi invito a guardarlo perché potrebbe essere interessante per tutti. È una partita del campionato australiano, specialmente la partita del derby di Melbourne fra Melbourne Victory e Melbourne City. E queste carte si trovano attualmente a carte bronzo anche a 200 crediti, carte argento e oro non sotto i 700 crediti. Questo perché tutti i trader sanno che questa è una sfida, una partita che qualora esca le carte tendenzialmente tendono a rialzarsi molto di prezzo. A seguire è inevitabile parlare del derby di Milano, Milan-Inter. Qui mi concentrerei nel prendere specialmente giocatori come João Mário dell'Inter perché costano poco, quasi a prezzo di scarto, quindi sui 500 crediti, e oltretutto ho un overall molto buono, 81. Per il Milan mi concentrerei semplicemente su carte dal basso prezzo e come vedete io ho acquistato qualche Montolivo perché è anche un italiano, un giocatore italiano. Essendo un derby del campionato italiano potrebbe esserci come requisito anche giocatori italiani. A seguire andiamo in Premier League dove c'è un partitone, un big match fra Chelsea e Manchester United. Per quanto riguarda lo United non troveremo carte oro sotto i 600 crediti, quindi prendiamo quello che capita a minor costo possibile. Per quanto riguarda il Chelsea invece troviamo carte vicino al prezzo di scarto sui 450 crediti e qui cerchiamo di focalizzarci principalmente su giocatori inglesi, come ad esempio Drinkwater o Loftus-Cheek. Tornando invece a un altro campionato principale, è quello spagnolo, dove c'è una partita interessante, vale a dire Siviglia-Barcellona. Allora, il Barcellona non è mai uscito quest'anno negli incontri principali, per cui potrebbe essere interessante, è una squadra su cui investire. Si trovano carte oro anche a prezzi di scarto. Munir e Vermaelen intorno ai 500 crediti, quindi un prezzo interessante e si potrebbero rivendere discretamente. Dopodiché io tornerei su un campionato che a me piace tanto, l'MLS, cioè piace tanto per quanto riguarda gli investimenti, non tanto che mi interessi questo campionato, ed è il campionato americano con una partita importante che è Montreal Impact contro Toronto, la squadra di Giovinco. È una partita importante, qua si può fare qualche investimento low cost, quindi mi concentrerei solo su carte argento, non andare sopra i 250-300 crediti. Allora, il match di MLS e il match del campionato australiano possono essere sfruttati anche per l'hype, quindi per un discorso di prezzi che si rialzano prima dell'uscita della sfida e quindi vendere prima delle 19 della sera. Lo stesso discorso può valere su Chelsea-Manchester, anche perché il mio pensiero è questo: il Chelsea, essendoci la sfida del Potm di Hazard, i prezzi, se non per le carte a overall bassissimo, sono a prezzo molto alto, per cui mi viene da pensare che possa essere non selezionato il Chelsea per
gli incontri principali. Al contrario, ci sono altri match di Premier interessanti come Bournemouth, Southampton o West Ham, Tottenham, che è un derby di Londra. Altre partite interessanti. Chiaramente non possiamo investire su tutto, ho cercato di fare una selezione su quelle che io reputavo le partite più interessanti, più possibili in uscita negli incontri principali. Per cui, se vi dovessi dire due partite su tutte, vi direi senza dubbio il derby di Milano, che però potrebbe fare difficoltà a far decollare i prezzi, cioè magari sui 1000 crediti, ecco, ma non eccessivamente, a meno che non ci siano requisiti particolari, e sul derby di Melbourne del campionato australiano. Però anche lì, magari può essere, potete fare una cosa, comprare tante carte bronzo. E carte bronzo che si trovano a 200 crediti, farne incetta, magari non so, ne comprate 30, faccio un esempio, 15, 20 ne vendete via hype, quindi entro le 18:45 circa, 18:50 al prezzo minimo che si trovano in quel momento, in modo tale da tenerne 10, che l'investimento è già coperto grazie alle vendite fatte poco prima, e qualora esca la sfida abbiamo 10 carte da rivendere qualora i prezzi arrivino al desiderato, fascia massima, 10.000 crediti. Penso che sia tutto, spero che sia stato chiaro. Vi ricordo che innanzitutto, in descrizione trovate il profilo Instagram dedicato alla compravendita, dove potete seguirmi per investimenti, consigli rapidi e vi segnalo quando ci sono nuovi video, eccetera, eccetera. Una cosa che vi anticipo e che già sapete probabilmente è che non uso i direct, non uso i messaggi privati perché se no starei letteralmente tutto il giorno lì a rispondere, perché se 1500 persone mi chiedessero cose in privato, sarebbe inutile avere la pagina pubblica e non potrei avere tempo per la vita privata e il lavoro. Per cui vi invito a iscrivervi al canale su YouTube, lasciare un like al video, fatemi sapere cosa ne pensate, se c'è qualche match di cui non ho parlato che secondo voi possa uscire. Altrimenti, ragazzi, grazie per l'ascolto e la visione. Un saluto da Lucio e Food 18 Italia. Ciao!